parte, per noi oggi è una festa, una specie di festa di famiglia questa, e quindi comincio dalla fine, cioè facendo ringraziando sicuramente il professor Boccia per aver dato questa occasione, questo incontro, ringraziando il comitato Sant'Angelo per aver tenuto uno specchio, ha cominciato a raccogliere fondi per poter mettere su questa opera, ringrazio il signor sindaco, il fatto Giorgio, cioè, che ci ha ospitato, ci ospita nella Nipri, che è questo paesino dove noi, la nostra famiglia, passiamo le nostre vacanze, e perché rappresenta il popolo italiano per il quale fermiamo la volontà. Ringrazio l'artista Raffaele Muro che ha messo le proprie mani sul Ferriano, forse uno dei pochi che ci ha fatto, per dare un volto a questo nostro lavoro. Per noi, Diavolo, io sono cresciuto noi perché siamo cresciuti insieme, figli, cugini, siamo tanti, una famiglia molto numerosa, siamo riusciti a fare il Diavolo, quindi per noi non è un personaggio storico del passato di cui ci parlavo, è qualcosa che con cui siamo cresciuti. Io nella mia casa ho diventato da mio nonno il quadro originale di Diavolo, per cui io ho il caffè da mattina, c'è il quadro di Diavolo davanti, ho i documenti storici nello studio. Quindi oggi è 8 settembre, una data che chiama alla mente agli italiani comportamenti non proprio edificanti di personaggi storici dell'ultima guerra, a cui pure sono intitolati numerose piazze e vie di tutta la nostra capitale. Noi qui oggi invece abbiamo il gusto di un personaggio storico che avrà avuto mille difetti, come molti pensano, ma che certamente ha avuto un pregio, quello della coerenza e della fedeltà ai valori. La mia non sarà una difesa d'ufficio su quello rispetto al mio arco, ma sarà un tentativo di ristabilire quello che i fatti e non l'interpretazione storica ci hanno consegnato sull'intelligenza del Fratello, raccontandomi come la sua storia si sia strettamente intrecciata con la mia vicenda personale e sia strettamente intrecciata con la storia attuale, come vi ho detto, nonostante io sia di differenza. Sono medico di gruppo, specialista di ematologia e biologia, esercito la mia professione da circa 15 anni. Relazione frequente a congressi nazionali e internazionali, nell'ultimo al congresso mondiale di tecnologia presente da Milano nel giugno scorso, ma vi confesso che ogni volta che devo affrontare pubblicamente la domanda del dialogo mi rendo conto che è necessario scavare la mia immersione. Sappiamo infatti tutti che la maggior parte delle società che occupano l'importanza sante nome est ovem, citavano dei cittadini, per sottolineare l'importanza che il nome ha su ognuno di noi, il tuo nome e il tuo destino. E esso viene inevitabilmente unito a qualcuno del passato, della storia, della famiglia, della religione, a volte con la speranza che il carattere di quella persona che ti ha piaciuto resti in qualche modo di questo mondo. Io non so quanto realmente del carattere di Milano sia arrivato fino a me. Certamente il nome come tale non può restare senza effetto, ha involontariamente un effetto su colui che lo porta. E ciò risulta quindi con l'imperativo che ci porta a Papa e Florenzi nel colore magico del lavoro. La mia famiglia, da parte di padre, discende di Vincenzo Luca, fratello di Fratello, e i miei figli, Domenico e Francesco Antonio, i cui figli Giovanni e Domenico, cugini fra di loro, ebbero i miei bisnonni, Giulia e Vincenzo. Essi, essendo figli di cugini, portavano entrambi il cognome Pezza. Da Pier Vincenzo nasce fra gli altri figli di Michele Pezza, che è stato battezzato in questa chiesa, a cui devo tanto, la cui vita potrebbe essere oggetto di un segnale nuovo per me, è stata pericolosa. Ha sposato, quindi mio nonno sposò Anna Perotti e sono nati 12 figli, mio padre, Vito e mio nonno. Mio padre ha sposato la Zeffa, io sono il terzo di 5 figli. Mi sono laureato in medicina e chirurgia, dicevo, e ho post-fatto una tesi sulla neurofibromatosi. La neurofibromatosi è il più famoso paziente della neurofibromatosi è il corpo di Rotterdam, che noi abbiamo visto nei cartoni animati. Chi ha scritto il romanzo di che era figlio del generale Luca, però fra il diavolo, il figlio del generale Luca scrisse di fra il diavolo personificato, il personaggio tipico che si incontra in tutti i paesi in base alla nostra vita, il brigante patriota, il sotto legittimo in lotta contro il invasore, egli è in Italia quello che sono stati l'impassionato in Spagna, Canaris in Grecia e la Abdelka in Africa. Mi sono andato a rivedere la storia di questi tre personaggi storici e sono tutti eroi, Stato, piazze, che vengono usanati come eroi in questi tre paesi. Parliamo di vendere oro.
scrive ancora il prologo di Fabiano, che è troppo inveterato, profondo, che ha roba in mondo di lui, è troppo interessato alla comunità di loro regina, sperimentare il loro passato, per non lasciarsi fuggire l'occasione di fare il suo difesa di altri tanti affetti. Ci ricordo praticamente quello che ci diceva il secondo prima, che i francesi dissero, ma non si limitarono a questo, vogliono sperimentare la funzione del cammino, etichettandolo come una foto privata. Perciò, proprio se scriviamo sul Google di Fabiano, c'è scritto privato. Non penso sia necessario aggiungere altro, sono notato che l'onestà intellettuale di Vittor Hugo, che è il figlio di quello che ha trovato Fabiano. Figura centrale, diceva, stato un enorme, quindi su 92 anni di vita si è sempre battuto per far riemergere la verità sulla nostra vita, in libri, articoli, giornali, interviste, anche sul Regno. E come ricordava prima il professor De Biase, nell'incontro, per me è stato molto emozionante, l'incontro, l'ultimo incontro che abbiamo fatto l'11 novembre, grazie al professor Riccardo, al professor Scoccio, che ringrazio pubblicamente, che ho ottenuto all'ospedale degli incurabili a Napoli, grazie alla moderna tecnologia, sono riuscito a fare proprio il posto dove molto probabilmente è sepolto Fabiano, io ho potuto fargli ascoltare la voce di mio nonno, quindi un po' come se fossero incontrati, diciamo, che ne pensa nelle lettere. E adesso sono qui dove mio nonno è stato battezzato, e dove è la chiesa di Fabiano. Da quando mio nonno è finito, il mio è passato tutti i miei figli, non solo a me, siamo 4 milioni di persone in famiglia, il compito di diffondere quella che è la vita storica su Fabiano. Oltre agli incontri, convegni in cui tutti i miei familiari praticamente partecipano, permettetemi di leggere poche righe di una risposta che si è tenuta, una risposta al giornale di oggi, che gentilmente ci ha concesso di pubblicare ad un articolo pubblicato sempre su di noi, in cui si metteva in parallelo Cesare Battisti, il poeta che è stato catturato in Brasile, con Fabiano. E questo perché? Quello che il concetto base che volevo esprimere è questo, che la figura di Fabiano è stata più influenzata dagli opinioni personali che dall'analisi soggettiva di fatto. Gentile direttore, ci scusi, ma dopo aver letto su cui un articolo apparso sul giornale da lei letto, in cui si mette in relazione il cantante Cesare Battisti, recentemente incarcerato, con Michele Pezza, detto Fabiano, nostro amo, ci siamo sentiti noi in sfida della presente missiva, così come siamo, separati fatti dalla riunione. Le riportiamo in seguito i suoi apparati, documentati come la bibliografia legata al calcio, lasciando il primo. Compito di verificare secondo le opinioni. Questa lettera è stata firmata da qualche microfonezza da lettera di Teatro. Gli episodi sono fondamentalmente quelli che ricordavano il sindaco, che ricordava il professor De Biase. Il primo più semplice qui, questo omicidio avuto per rissa nel 1798, non si riesce a capire precisamente perché è avuta questa rissa. Fatto sta che chiede di commutare questo suo debito che ha la sua società in mezzo istituzionale, e quindi viene subito mandata nell'articolo regimento di Stabia. Ora, generalmente viene subito sconfitto, lui poteva tranquillamente fermarsi dalla sua famiglia, egli però non lo fece, si è dedicato a lavorare meglio ed organizzò un minore resistenza. Il secondo episodio è quello del settembre del dicembre del 1798, Ferdinando si è sostituito Napoli e la Puglia Proviano. Il generale Mecca si consiglia ai francesi che Fabiano e l'altra metà generale soltanto il popolo sono stati difesi dal proprio e del proprio paese e nella loro disperata situazione attuale solo Fabiano fu formidabile capo di missione militare del 1998. Ricordo che il professor Scoccio ricorda nei suoi libri documentati e ripeto le bibliografie sui contatti che stanno di Stato. Il terzo episodio è quello che nel 1799 il governo sono stato assolto a pagare le contribuzioni di guerra e le posizioni di animali che c'erano in Italia ricevute nel nome del re, che lui rilasciava il governo alla ricevuta, e quindi il Pezza chiese al re di poter dare una parte del proprio stipendio, di metterlo da parte per poter pagare lui di tasca sua queste persone a cui per le esigenze di guerra dovevano chiedere qualcosa, preferendo meglio sentirsi innamorare di essere venuto con un ero di tutti i soccorsi esatti di essere qui. Questo è quando si trova negli anni di Stato di Napoli. A queste richieste che con l'ordinanza del proprio buio, il governo nel 1882 risponde che ha avuto.
storia è un episodio che si ha nel 1805, in cui fondamentalmente Napoleone è il padrone dell'Europa e gli uomini di Fratiavolo catturano un gruppo di dame francesi. Fratiavolo ordina di farle bloccare e di scortarle al presidio francese vicino a Capo. E lui, quando viene catturato, ha ancora in tasca la lettera di ringraziamento del capo dei francesi del presidio di Capo, che lo ringrazia per come ha trattato le donne delle dame francesi. E l'ultimo poi è l'episodio che hanno già ricordato il sindaco e il professore del caso, cioè il punto di morte, mi offri di salvare la vita pur di venire dalla tua parte, perché fondamentalmente i francesi volevano, oggi abbiamo chiamato una collaborazione, abbiamo detto tieni con il popolo. Lui dice, ricordiamo che a quel tempo lui era padre di due figli, aveva 33 anni, aveva due figli, lui dice no, io preferisco mille volte morire impiccato, quindi non solo morire, morire impiccato, insomma una morte chiaramente da brigante, come ci è arrivato finora, e quindi stanno cercando di dire ragazzi questo non è brigante. Da questo punto di vista la sua vita emerge chiaramente che stiamo parlando di una persona più di ideali, si batte in modo onesto e leale, ma certamente non può essere tecnico un brigante. Ancora oggi, dicevo nel mio laboratorio, poi con delle persone che un po' più culturali vedono il mio nome, quindi mi vengono a chiedere, dice, ma lei è parente di Fratiavolo il brigante? E io devo perdere, dopo 3 minuti, cioè, mi dirai che non parla, che non è un brigante, perché mi cerchi di spiegare. Una cosa che in particolar modo mi è venuta e mi ha regalato la famiglia del popolo che veniva a casa, quindi c'è tutta diciamo una cultura generale, c'è stata là. E non per ultimo ho sposato nel 2007 una splendida ragazza che sta qui, che si chiama Valentina, che ha origini francesi, e quindi forse questo è il motivo per cui mio padre già dal mio matrimonio ha detto forse con questo matrimonio porta quella che Fratiavolo fa pace con i francesi. I miei figli si chiamano Enrico e Francesco, Francesco con il padre italiano, ucciso dai francesi. Concludendo, spero di non aver usato gli altri, del fatto che luce, infatti, storicamente, di un'unità, bisogna avere fatto di un'unità, così come qualche turista